Una gran voglia di Toscana ci ha spinti a trascorrere un weekend in Val d'Orcia, la splendida valle in provincia di Siena, patrimonio dell'umanità UNESCO. Il nostro tour è iniziato a Bagno Vignoni, piccola frazione di San Quirico d'Orcia, al cui centro della piazza si trova una grande vasca termale medievale. Ci siamo spostati poi nella vicina Monticchiello, un piccolo ma delizioso borgo abitato da circa 200 persone, con viuzze contorte e antiche abitazioni, in cui spicca la chiesa trecentesca dedicata ai santi Lorenzo e Cristoforo. Montepulciano, conosciuta in tutto il mondo per il vino nobile, è il paradiso per gli appassionati di vino, che si possono intrattenere in una delle tante cantine per fare delle interessanti degustazioni. Pianza è forse il gioiello più prezioso della Val d'Orcia, un borgo rinascimentale progettato da Papa Pio II come città ideale, caratterizzato da affascinanti stradine sulle quali svettano il Duomo, il Palazzo Piccolomini e il Municipio. A pochi chilometri da Pianza e completamente immersa nella campagna, si trova la suggestiva Cappella della Madonna di Vitaleta, consacrata nel 1590. Una cena a base di prodotti locali, come pici, carne e tartufo, sono stati il coronamento di una splendida giornata toscana. La mattina del secondo giorno abbiamo visitato San Quirico d'Orcia, con la collegiata dei Santi Quirico e Giulitta, i giardini Orti Leonini e la chiesa di Santa Maria Assunta. Siamo andati poi ad ammirare il famoso boschetto dei cipressi e ci siamo diretti a Montalcino, celebre per il vino Brunello, considerato come uno dei migliori rossi del pianeta. L'ultima tappa l'abbiamo fatta all'abbazia di Sant'Antimo, risalente al XII secolo, un luogo fuori dal tempo in cui regna sovrana la pace. La Val d'Orcia è un rifugio dallo stress cittadino, un'immersione in atmosfere d'altri tempi a stretto contatto con la natura.